Oggi ragazzi mi trovo qua di fronte a due prodotti top della gamma Bluetti. Mi ha chiamato la Bluetti e mi ha detto: Gianni, abbiamo i nuovi pannelli solari. Ebbene ragazzi, li ho analizzati ieri, cioè io non ci posso credere. Sono veramente contento di aver scelto questa azienda. Nel tempo, abbiamo iniziato tempo fa con la Bluetti e c'era qualche paragone con altre aziende. Oggi posso dire questa è veramente top. E sono contento che ci sia il top sul mio canale. Adesso ragazzi, questo è il Bluetti EP500 Pro, ovvero 3 kW di inverter, a 5 kW circa di 5 kWh di accumulo in batteria, diverse prese e già avete visto la recensione di questo. Oggi farò la recensione di questo pannello fotovoltaico. Ebbene, questo pannello è 420 watt, si estende su quattro finestre. Lo vediamo con tutti i dettagli perché è fatto veramente bene. Non solo portatile, ma anche rigido, quindi non è quei pannelli che si piegano ed è sempre difficile installarli. Insomma, tutti i dettagli li vediamo fra un attimo fuori e andremo anche a caricare i nostri Bluetti. Quindi avremo una postazione che sia da balcone, che sia da campeggio, che sia da camper, che sia da barca, insomma, portatile, facciamo quello che vogliamo, può essere ovviamente anche una postazione fissa. Ricordo che dato che è rivestito di tessuti, non è una postazione che se decidiamo di mettere sul balcone la dobbiamo lasciare fissa sotto l'acqua, questo nella maniera più assoluta. Quindi una postazione o protetta su balconi che sono sotto altri balconi, terrazzi chiusi e quant'altro, oppure nasce per lo scopo della portabilità, quindi ovunque noi andiamo ce la portiamo con noi. Chiaramente questo, quando lo portiamo con noi, non lo connettiamo a questo che pesa un botto, ma avremo l'altro Bluetti. Insomma, la gamma Bluetti è talmente vasta per cui oggi parlerò di questo per una configurazione che sto testando a casa mia, dove ho possibilità di mettere anche riparati per vedere quanto carica, con che potenze, e impostazione fissa. Abbiamo tutta la gamma dei Bluetti portatili, da pochi centinaia di watt fino a 1 kW, 2 kW, eccetera. Decideremo noi cosa fare. La versatilità è quello che ci interessa e questi pannelli sono fantastici. Tra l'altro, parlando di pannelli, vi voglio anticipare anche una cosa. Avete visto che l'ultima recensione era della Manie, che vende pannelli fantastici da 550 watt. Ebbene, mentre preparavo questa recensione, la Mani mi chiama e dice: ho ricevuto migliaia di richieste, ma purtroppo i 31 pannelli su un bancale per un ordine così economicamente significativo sono un po' troppi. Ora, questo l'avevamo già discusso io e lei, gli ho detto: guarda che tanti amici del canale hanno bisogno anche di 6 pannelli, di 12 pannelli, è tanto 31, la cifra è anche considerevole. Bene, per farvi capire anche l'umiltà comportamentale di questa azienda, hanno detto va bene, splittiamo, cioè dividiamo il bancale. Quindi ragazzi, vi esorto a contattare Yen Lam della Mani e dire: ragazzi, ho visto quello che diceva Gianni, vi informo anche settimana prossima parte una recensione particolare, perché la Mani mi ha detto anche, ve l'anticipo qui, che ha tantissime, sono arrivate tantissime batterie della EVE 280 ampere, qualità grado A, fantastiche, belle. Ha detto: se vuoi dirlo agli amici del canale, sono disponibili. Il prezzo è, ragazzi, a me sembra, ho fatto delle verifiche, il più basso in assoluto per il grado A, la qualità, e 280 ampere abbondanti. Ragazzi, io quando ci sono le cose ve le dico, poi ovviamente nel vostro portafoglio non ci metto mano, decidete voi cosa fare, però questa è una panoramica nella quale sono incluso anche la Mani, perché si è resa molto disponibile a splittare, il che significa che se avete bisogno di 6 pannelli o di 12 pannelli o di 18 pannelli o di 24, ragionate con lei. Avete visto che nel canale, scusate, nell'ultimo video alcuni mi hanno chiesto i prezzi: Gianni, ma quanto costano, eccetera. Io non sono in negozio. Quando le aziende sono serie, finiscono qua, come la Bluetti, come la Mani. Decidete voi. Questa è tutta portabilità, postazione fissa. Mani è tutto fai da te, quindi pannelli rigidi di alluminio. Il costo ovviamente è inferiore. Quelli sono pannelli per una destinazione tetto, sopra garage, terreno.
questa è portabilità. Le fasce sono tante, ragazzi, l'importante è che creiamo la nostra corrente, produciamo la nostra corrente, scusate, perché chi la crea è sole, vento e acqua. Noi la possiamo prendere gratis e buttare all'interno delle nostre batterie, che siano queste o il fai da te. Ora, spero di essere stato utile. Adesso passiamo questo pannello, andiamo in esterna e questo fra i soliti 4 secondi dell'immagine iniziale. A fra breve. Innanzitutto, ragazzi, questo è chiuso, è la confezione portatile, siamo a 16 kg scarsi, tutto con cerniere, dopo avvicinerò anche la telecamera, e la cosa bella è che non è più morbido come un tempo, ma è diventato molto più rigido, con questo supporto che si apre e si può scegliere, ragazzi, l'angolatura, vedete, 55 gradi, 45 gradi o 30 gradi. Quindi noi andiamo a muovere in funzione dell'angolo che vogliamo dare sul pannello. Come si apre, ragazzi? Semplice. Si tirano questi, si posiziona in verticale, in questo modo. Dopodiché si apre in due, vedete? E si apre ancora in quattro. A questo punto allarghiamo le gambe dietro, poi ve le faccio vedere nei dettagli. Ho messo l'angolazione a 55 gradi e possiamo piegare i pannelli. Ecco qua. Adesso facciamo una panoramica perché veramente rimangono rigidi, fissi, senza nessuna problematica. Qui vi faccio vedere anche che hanno gli agganci per eventuali picchetti in modo da fermarlo a terra se stiamo facendo campeggio. Ed ecco, ragazzi, il posizionamento. Qui siamo perfettamente a sud, i quattro pannelli prendono il sole in maniera eccezionale. Sono pannelli che hanno una resa del 23,5%, anzi 0,7, mi sembra di aver letto meglio, e hanno questi interessantissimi ganci dove si può fissare il pannello anche al suolo nel caso siamo in montagna e soffia anche un po' di vento. Bene, guardiamo il dietro perché è molto molto interessante. Il supporto che hanno studiato è questo, vedete, rigido innanzitutto, non è quello flessibile precedente, e poi con queste clip andiamo a regolare l'altezza. Ne provo a modificare una, qui si sgancia, vedete, e avete il 55 gradi, il 45 gradi e il 35 gradi, cioè dove andate a fissare la clip, poi l'inclinazione di quest'asta seguirà di conseguenza. Ecco qua l'angolazione. Qui vedete il retro, praticamente 1, 2, 3 fissaggi su quattro pannelli. Questo rimane libero, vedete che non c'è il piede qua. E qui avete praticamente la borsa chiusa, incorporata, e aprendo abbiamo praticamente i cavi. Questi sono i cavi di connessione fotovoltaici, quindi in silicone morbido, con aggancio MC4. Adesso connettiamo direttamente al nostro Blue Yeti e vediamo la carica in diretta. Qui, ragazzi, vedete il cavo in dotazione del nostro Blue Yeti EP500 Pro, praticamente ha l'attacco con femmina con quattro possibilità, ovvero due pannelli, due stringhe. Vedete, qua ci sono doppi MC4, quindi questo può gestire l'EP500, due stringhe. A questo punto noi invece ne abbiamo una, che è questa qui. Dobbiamo sempre, vi ricordo, rispettare i volt, i watt e gli ampere. Ebbene, dal pannello arrivano questi due cavi, che sono la connessione MC4. Noi scegliamo una linea e andiamo a connettere praticamente, vedete che c'è scritto fotovoltaico 1 e fotovoltaico 1. Perfetto, questa è la stringa che interessa a noi. A questo punto connettiamo gli MC4, positivo positivo indubbiamente e negativo con negativo. Ok, adesso andiamo a connettere invece
al nostro Bluetti, al nostro EP500 Pro. Nella parte inferiore, vi ricordo, c'è lo sportellino, premendo si apre e possiamo connettere il nostro connettore. Avvitiamo. Qui siamo sempre in diretta, sgancio dal supporto statico, il display con molto sole, speriamo di riuscire a vederlo. Ecco che faccio un po' di ombra e vediamo che siamo a circa 403 watt, ragazzi, siamo 405, siamo vicini alla massima produzione, cioè veramente veramente incredibile. Questo ovviamente è dovuto all'inclinazione, quanto più perfetta tanto meglio si produce. Ebbene ragazzi, vi faccio vedere anche una panoramica generale. Praticamente qui ho montato tutto volante così per fare il test, ma poi ci pensate voi sia in camper che sul balcone a creare una postazione che sia quanto più fissa possibile e con un'angolazione chiaramente migliore. Vediamo ora la chiusura, ragazzi, alziamo, pieghiamo, vedete, i primi due internamente, gli altri due internamente, chiudiamo le gambe, chiudiamo i pannelli, chiudiamo questa gamba, lo posizioniamo così, vedete, cerniera, cerniera e andiamo. Ragazzi, spero di aver fatto cosa gradita e sono contento veramente di aver scelto Bluetti. È un marchio leader, marchio top, ragazzi. Ogni settimana, ogni mese che passa c'è sempre qualche prodotto che mi stupisce, e questa configurazione rigida con questo angolo modificabile, ebbene qui, questo adesso in posizione zero, cioè da trasporto, ebbene qui abbiamo toccato il top, ragazzi, perché prima era la cerniera, bisogna altre marche, poi ragazzi non sono così. Sono contento che il top arriva su questo canale, ma il top ricordo sempre che siete voi, cioè amici del canale, che sostenete questo canale. Spero di aver fatto una recensione utile per tutti gli amanti del camper, campeggio, macchina survival, barca a vela, la baita, devo fare un weekend, eccetera. Questo è il prodotto ideale, sempre in armonia con i costi, non metto le mani nei vostri portafogli, ragazzi. La recensione ha lo scopo di illustrare, dopodiché ognuno si deve commisurare con le proprie realtà. Continuiamo su questa mission, su questa direzione, vi ringrazio come al solito, se è piacere iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Il prossimo, ragazzi, sarà una grande, grande sorpresa. Attivate la campanella perché, vabbè, siamo al top, ciao ragazzi.